Oggi sicuramente è un giorno molto importante, resterà nella storia. Apriamo il nostro museo e lo facciamo nella giornata del Festival degli Archivi, la giornata migliore e più adatta per raccontare la nostra storia lunga oltre 120 anni. Un museo assolutamente contemporaneo che ha però radici molto profonde nella sua lunga storia. Io mi chiamo Francesca e vi do il benvenuto al Museo Lavazza, che oggi inaugura. Inaugura la sua importante missione di raccontare quella che è il passato, il presente e il futuro della Luigi Lavazza. Insieme faremo adesso una passeggiata in quelli che sono i suoi ambienti, in cui verrà appunto raccontata non solamente quella che è la storia, ma soprattutto grazie alla possibilità, attraverso appunto questa tazzina, noi potremo interagire e chiacchierarci con il museo, perché non è solamente un museo che ci racconta attraverso insomma la sua meravigliosa museografia, ma ha la possibilità di anche essere interrogato, ha la possibilità di darci altre informazioni che magari non sono raccontate immediatamente nell'immediata disposizione di tutto insomma il percorso di visita. Per quello che ogni visitatore adesso potrete ricevere una tazzina, vi chiedo insomma di passarvela, così tutti quanti avrete modo. Faremo ovviamente una passeggiata in quelle che sono le 5 sale che raccontano l'universo Lavazza. La seconda sezione del museo, che si chiama Fabbrica. Come vedete lo spazio ambientale, cioè il luogo, si è fatto completamente diverso. Stavolta abbiamo una sala molto lunga e una linea, perché è esattamente quello che noi adesso andiamo a vedere. Il Museo Lavazza quindi racconta la sua storia, ma in una modalità interattiva, contemporanea, molto coinvolgente, che si conclude con una coffee experience sicuramente inusuale. E quindi un modo per trascorrere un pezzo della giornata e uscirne sapendo molto di più sul caffè e molto anche sulla storia del Novecento italiano. Naturalmente questo museo, che si inserisce all'interno di Nuvola, dove ci sono gli uffici della Lavazza, ma c'è anche una piazza verde, un'area eventi, un bistrò e un ristorante, e il modo con cui Lavazza ha scelto di aprirsi alla città di Torino e di coinvolgere, di unire sia i propri dipendenti con l'esterno. Infatti il museo sarà aperto dal mercoledì alla domenica tutti i giorni, dalle 10 alle 18, e quindi noi auspichiamo veramente che per target diversi ci possa essere una grande partecipazione della città. Che è iniziata nel 1993 con quella ragazza lassù imbronciata che vedete, che ha il suo secondo caffè. Tra l'altro è di Alba quella ragazza, perché Helmut Newton l'ha incontrata all'interno di un caffè, gli ha detto: posso farti una fotografia? E lei ha detto: dovresti chiedere ai miei genitori perché sono minorenne. Quindi questo è stato l'inizio. A partire dal 93 fino ad oggi il calendario Lavazza, da un semplice dono che si appunto si faceva, è diventata un'icona di stile.